Il tunnel che collega il mega parcheggio di Collemaggio a Piazza Duomo è funzionante ed attivo, ma per ora solo pedonalmente, in attesa di ricevere una risposta del Comune sui lavori di manutenzione che si dovranno fare. La richiesta del Comune, quindi, in vista delle grandi manifestazioni estive, è stata esaudita. Per ora l'orario è il consueto, dalle 8 alle 20, ma per gli eventi serali ci si sta lavorando. Chiunque viene, il turista che viene, c'erano anche altre tante persone che ci chiedevano di come arrivare in piazza, ma fare il giro alla villa. È vero che c'è un percorso pedonale, forse anche bello, che passa per via di Collemaggio, la villa, il nuovo emiciclo, però tanti ci chiedevano appunto di andare direttamente con il tunnel in piazza. È anche vero che purtroppo adesso è attivo soltanto pedonalmente, ma speriamo che insomma fra un po' di tempo si possa anche riattivare si possano riattivare i tapirulan, che hanno bisogno di una manutenzione straordinaria abbastanza importante, visto che sono stati fermi per molti anni, e che comunque siamo in attesa che adesso con il Comune di arrivare a questa conclusione per fare il ripristino totale di quello che è il tunnel, augurandoci che comunque una più ampia funzionalità del terminal a livello di tutti quanti i parcheggi, che speriamo, da quello che abbiamo sentito e abbiamo avuto alcuni incontri con il Comune, ci dice che il centro verrà completamente pedonalizzato. Quindi il mega parcheggio potrebbe diventare il fulcro di quello che potrebbe essere, insomma, la parte principale dove parcheggiare per arrivare in Piazza Duomo. L'amministratore delegato dell'MP, Santilli, ha aperto il megaparcheggio per mostrare i lavori che sono stati fatti e rimandare un po' al mittente le accuse di degrado, o meglio, il bagno oggetto della fotografia che ha fatto intervenire il Comune con un sopralluogo e un verbale era effettivamente usurato, ma non per negligenza dell'MP, spiega Santilli. Bagno che tra l'altro fa parte di una struttura creata nel doposisma per servire i tanti pendolari che si spostano sulla costa e anche le attività ospitate con strutture provvisorie nel dopo terremoto. Dunque il tempo che passato, la normale usura, ha detto. La MP, ha ribadito Santilli, ha ottemperato a tutte le richieste del Comune. Oggi l'utenza del parcheggio è irrisoria e i dipendenti sono indietro di 4 stipendi, anche se l'azienda, man mano che entra liquidità, pensa prima a loro, come ha ribadito l'amministratore. Anche Tua è in ritardo, in effetti, con il pagamento delle fatture alla società MP. Ma nell'idea del centro pedonalizzato questo parcheggio sarà essenziale per Santilli e l'interlocuzione con il Comune prosegue ed è costante, ma non solo, perché la società vuole attivare delle convenzioni con università, se possibile uffici pubblici. L'INPS ad esempio l'ha già richiesta. Ci tengo a precisare una cosa, che i bagni che sono stati fotografati all'epoca erano dei bagni che sono stati costruiti subito dopo il terremoto ed erano quelli che servivano per accogliere i pendolari che dalla costa rientravano all'Aquila. Siccome sono bagni costruiti con una struttura metallica, ogni volta che si è andato a lavarli quelli hanno avuto un degrado e quindi c'era della ruggine che si era formata. Quindi tengo a precisare che non erano sporchi, ma era soltanto una usura di tutto quanto quello che si era utilizzato per pulirli fra i vari acidi, eccetera.